vorrà, avrà a disposizione il ripescaggio di lunedì. La finale si apre con la statunitense giovanissima Holly Ishimatsu, una delle quattro atlete classe 1992, 15 anni in gara in questa finale. Due sole europee, la britannica Powell, l'ucraina Prokopchuk, e questo la dice lunga su quanto l'Europa sia in ritardo nei tuffi, almeno in questa specialità. La buona giornata anche a Oscar Bertone al mio fianco. Comincia la finale con un tuffo dalla verticale per la Ishimatsu, doppio salto mortale avanti con un avvitamento. Buongiorno a tutti, ottima la verticale da parte dell'atleta statunitense. Inizia leggermente un po' troppa foga nella parte finale del tuffo e quindi il tuffo le finisce abbondante, sicuramente non un inizio buonissimo per questa atleta statunitense. Aveva ottenuto 74,40 nella fase di semifinale con questa verticale. Saranno di meno sicuramente i punti rispetto alla fase di semifinale, vedete, ho potuto vedere proprio nella parte finale come l'atleta abbassi la testa e oltrepassi la linea immaginaria ed ideale è così, di verticale. 63,5 Nicola e Tommaso Marconi, che nel sincro erano da finale a 8 olimpica, non ce l'hanno fatta, soltanto undicesimo ieri. Delusione che si aggiunge a quella di Tania Cagnotto e Valentina Marocchi. Comincia la seconda serie di tuffi. Holly Ishimatsu, triplo e mezzo avanti, Carpiato lo aveva sbagliato, ma la Ishimatsu era diciottesima, ultima delle semifinaliste, dopo 4 tuffi su 5, ha guadagnato 6 posizioni grazie all'avvitamento indietro. Aveva sofferto fino al quarto tuffo in particolare con il triplo e mezzo avanti, solo 46 punti. Ed è proprio questo, il triplo e mezzo avanti, l'errore c'è ancora. Sembra capire di più la rotazione indietro rispetto a quella in avanti. Anche prima, verticale con l'avvitamento in avanti, nella parte finale non riesce a mantenere una corretta posizione degli addominali. Vedete, le gambe gli partono, le partono subito. Non c'è, nel momento in cui stacca le mani dalle gambe, una tenuta con gli addominali. Vanno via subito le gambe e oltrepassano la verticale. Legati forse anche all'età, 55,50 119,05, mortale e mezzo ritornato. Intanto guardate quanto è piccolo l'atleta, la struttura è enorme, è impressionante, e vi assicuro che mettersi lì sulla punta della piattaforma e avere tutto questo spazio intorno a sé è come sentirsi veramente una formica. Pensa che ha debuttato sui massimi livelli al mondiale dell'anno scorso, aveva 14 anni. Fu 29esima con 187 punti in 5 tuffi, una media di 35 per tuffo, poco più. Questa volta riesce nell'intento, avete sentito anche un leggero rumore da parte dell'atleta, ha fatto un po' di fatica ad andare a raggruppare. E poi però la raggruppatura molto stessa gli ha permesso di avere una buona rotazione, l'ingresso in acqua un filo scarso, proprio dato dalla parabola che non era ideale, è uscita un po' indietro con i talloni e con il sedere, quindi la velocità non era elevatissima nell'esecuzione del tuffo. Alla metà degli anni della compagna di squadra Wilkinson, 15 contro 30, 72 punti, 191,05. Sof nono, ma vicinissimo a Nicola, mancava Sautin, è vero. Però questo potrebbe anche preludere, se Nicola vorrà puntare anche sugli europei, ad un piazzamento anche magari vicino al podio, chissà. Certo, certo. Intanto il tuffo più difficile della, sì, della gara. Coefficiente 3,6 Ishimatsu, triplo e mezzo indietro Carpiato. Infatti fino adesso si presentava col sorriso sulle labbra, qua vedete la tensione sul volto è completamente diversa, qualche indecisione e via. E si aiuta molto cadendo, perché va a caricare molto spostandosi indietro, da questa inquadratura non lo possiamo vedere, però possiamo vedere quasi il flick, lei del resto viene dalla ginnastica, ecco vedete proprio la spinta molto indietro, poco utilizzo di braccia ma molto utilizzo di busto, però è anche vero che poi va frenato in qualche modo questa rotazione, cosa che lei non fa, anzi strappa anche nella parte finale. C'è ancora molto da lavorare per lei. 46,80, 237,85. Ieri nelle gare tuffi sincronizzati. È stato, no? Esatto, ne sanno qualcosa Nicola e Tommaso Marconi. È stato un po' Atene lo spartiacque. Ad Atene si è visto, 2004 Olimpiade, l'esplodere dei tripli e mezzi. Sì. Senza tripli e mezzi non andavi a medaglia. E poi da lì in poi si è accentuata la tendenza. Quinta, ultima serie, Ishimatsu. Il tuffo che le ha consentito di strappare un biglietto per la finale, guadagnando 6 posizioni in semifinale, doppio mezzo indietro Carpiato con un avvitamento e mezzo.
ovviamente lo sa fare. È strano che in questo tuffo riesca a mantenere un buon allineamento e sparire sott'acqua alla cinese. E cosa che non riesce a fare nei tuffi, vedete, anche ancora una volta, la carpiatura buona poi lascia leggermente andare le gambe, e cosa che nella rotazione in avanti, nel triplo e mezzo, per esempio, l'ha lasciata andare oltremodo. Qui però sicuramente può avvicinare quota 80 punti con questo punteggio, perché... E così facendo migliorare il punteggio di semifinale. 83,30, 321,15.